Ciao a tutti, oggi parliamo dragona sì, dragona no. La dragona la dobbiamo utilizzare o serve, non serve? Allora, la dragona sì, la possiamo utilizzare, non è vietato utilizzarla, non dà fastidio ad essere utilizzata, ma c'è qualcosa di subdolo che voglio portare alla vostra conoscenza, che effettivamente per l'arco nudo c'è qualcosa di subdolo. Nell'arco compound, nell'arco olimpico, è assolutamente necessaria, indispensabile. Tanta massa in avanti, la mano deve super rilassarsi in modo che la freccia fuoriesca senza nessunissima perturbazione. Ma è tutto un altro discorso, olimpico e compound. Parliamo solo ed esclusivamente dell'arco nudo. È veramente necessaria la dragona nell'arco nudo? Allora, no, non è strettamente necessaria. È utile solamente se la utilizziamo nel modo appropriato. Nel modo appropriato vuol dire che noi dobbiamo scaricare il polso solamente quando la freccia ha lasciato l'arco. Quindi non utilizziamo la dragona come l'arco olimpico, in cui ho sentito e ho letto anche di cose terrificanti, tipo lanciare l'arco, ma se io anticipo questo movimento di lanciare l'arco non andiamo più molto bene nella precisione del tiro. Lo vediamo velocemente. Io non ho la dragona, nessun inganno, nessun trucco, non ho la dragona e posso tirare tranquillamente senza dragona, scaricando perfettamente il polso. Faccio il mio string, sono in ancoraggio, vado in ancoraggio e ora ho le dita perfettamente rilassate, pollice rilassato e posso scaricare l'arco. È logico, ecco, vado in ancoraggio, ho le dita perfettamente rilassate, vado in ancoraggio, le dita sono solo avvolte ma rilassate e scarico il polso viene scaricato al rilascio. Posso mettere la dragona? E come se posso mettere la dragona? Però io la dragona, quella che preferisco, è questa autocostruita, perché da poco fastidio, la inserisco qua nell'indice, lo vediamo anche da vicino, la inserisco qua nell'indice perché così non mi dà fastidio e poi la metterò nel pollice. La vediamo. Così non mi dà nessun fastidio sulla grip. Posso inserirla ed essere più tranquillo nel mio tiro. Essere più tranquillo nel mio tiro, nello scaricamento del polso. Qual è il problema che può nascere? Il problema che può nascere è che voglio fare il tiro champagne, come vedo fare da qualche bravo arciere, e sparo in avanti il braccio mentre rilascio. E questo può essere un grave problema per il tiro, perché alla fine se voglio fare un bel tiro perdo tensione dorsale, perdo e anticipo il tiro, questa volta dalla parte davanti, anziché nel rilascio, e questo ahimè non è un bene. Quindi io direi possiamo utilizzare la dragona, ma senza assolutamente anticipare il tiro, quindi avere un buon dialogo con il nostro istruttore che ci può traguardare e effettuare un tiro in cui io innesco i dorsali, mantenimento, mira e rilascio.
e posso fare un follow through col braccio davanti solo grazie all'azione della freccia che esce, quindi esattamente come un follow through. Io l'adopero solamente nell'indoor, perché effettivamente se sono molto in vena, rilassato e l'arco mi cade sulla palestra, si fa male l'arco e magari si fa anche male alla palestra. Quindi magari nell'indoor io l'adopero, molto spesso l'adopero, ma assolutamente nei tiri fuori, 3D e campagna, assolutamente non l'adopero. Come d'altronde fanno tutti gli archi tradizionali, quasi tutti gli archi tradizionali non adoperano la dragona. In effetti c'è poi da considerare chi ha la dragona solo come un ornamento, quindi come un braccialetto, perché io vedo tantissima gente che strizza l'arco e poi lo chiude in modo impulsivo, e questi hanno bisogno di essere seguiti da un buon istruttore. Da un buon istruttore, perché effettivamente se io stringo l'arco mentre la corda spinge la freccia, posso aumentare la possibilità di torsioni, quindi di rendere il volo caotico della freccia. Perché non dimentichiamoci mai che quando la corda spinge la freccia, l'arco spinge verso l'impugnatura. Quindi quando la corda spinge la freccia, finché la corda non si è fermata, l'arco spinge contro l'impugnatura, poi va in avanti. Quindi se io ho la mano troppo stretta, proprio nel mentre la freccia viene spinta dalla corda, io posso provocargli delle torsioni che sono caotiche freccia dopo freccia, e quindi le mie frecce andranno tutti intorno. Quindi vi invito a utilizzare sì la dragona, potete utilizzarla tranquillamente anche con l'arco nudo, ma facendo tanta attenzione a non anticipare il tiro. Lasciate la mano rilassata. Poi ancora una cosa da dire sulla mano: io vedo le mani in tutte le posizioni più strane e improponibili, e cioè mano aperta, peggio del peggio del peggio. Io voglio sapere qual è quell'istruttore al corso per neofiti che vi ha detto di tenere la mano in questo modo. Vedo tirare in questo modo qua, vedo tirare in questo modo qua. La mano, come? Sta scritto in tutti i manuali di tiro con l'arco. La mano va tenuta con la spinta in questa posizione. Questa posizione qua. Solo in questo punto qua l'arco deve toccare la mano. Quindi pollice, tutte le dita, questa zona off limits. Quindi, e poi le dita vanno avvolte intorno all'impugnatura e si stringe l'impugnatura come un grappolo 2. Così sta scritto sul manuale, come un grappolo 2, perfettamente rilassate. Non ci riuscite? Vi allenate. Tirate al paglione nudo, alla paglia, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, finché queste dita non sono rilassate. Perché se le dita non sono rilassate non farete mai i punti. Volete fare i punti? Le dita della mano dell'arco devono essere rilassate. Quindi, quando vado in ancoraggio, le mie dita sono perfettamente rilassate. Stringo come un grappolo 2, ho un grappolo 2 in mano, vado in ancoraggio, faccio le mie cose, mira, espansione, mantenimento, tutto quello che voglio, e poi tiro. Il pollice si è staccato dall'impugnatura dopo che la freccia è partita per suo follow through. Ok? Provate. Provate con dragona, provate senza dragona, fate questi esperimenti. Però quello che deve succedere sarà questo. Io devo caricare il polso, cioè dovete anche con le frecce fare questo movimento. Ok? Imparate a fare questo movimento. Mano rilassata, tutto rilassato e tutto serve, tutto è utile.
sono i dettagli, tutti i dettagli devono combaciare. Pure questo vi aiuta ad ottenere le vostre performance migliori. Ok? Provate? Scrivetemi nei commenti se avete bisogno di delucidazioni e niente, fatemi sapere. Ciao!